27 giugno 1910. Vive e lavora a Firenze, dove ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti, allievo di Carena e Graziosi. La sua prima personale è del 1932. Nel 1947 firma il Manifesto dei pittori moderni della realtà. Dal 1949 svolge anche un'intensa attività in Francia, Inghilterra, Stati Uniti. Un tratto forte caratterizza i suoi lavori fin dall'inizio e l'adesione ad una realtà che sembra mostrare i segni di un imminente cambiamento si ostina a fermare momenti salienti, uomini e paesaggi insieme, colti nella loro più fragile e perciò stesso sublime immediatezza. Tradotte in una contemplazione fuori del tempo reale, carica di una energia che vivifica e che rende leggibili i significati dell'espressione pittorica. Gli studi preparatori per il grande affresco della Pentecoste, realizzata per il santuario della Madonna del Buon Consiglio a Ponte Buggianese, si possono scorgere, come afferma Franco Miele, le qualità umane e morali del grande artista. Queste raffigurazioni, unitamente a numerose altre di ispirazione religiosa, attestano la vitalità di Annigoni, per il quale, agostinianamente, l'arte non è solo un'attività dell'anima, ma l'anima stessa in attività. Chiesa di Ponte Buggianese, come mai tutta questa attenzione ai temi sacri? Devo dire che non è che sia una cosa di questi miei ultimi anni recenti, perché già nel 1936 nel convento di San Marco affrescavo una sala, poi più tardi ho fatto al Castagno d'Andrea un crocifisso e poi tante altre opere. Vale a dire, questo richiamo del soggetto religioso, che per me poi si fonde anche col soggetto umano, forse più squisito, più profondo, più drammatico, l'ho sempre sentito, fin da giovanissimo. Può darsi che negli ultimi anni, negli anni più recenti, appunto, si sia manifestato con una maggiore urgenza, ma è un richiamo che viene proprio, direi, dal mio intimo più profondamente umano anche. E insomma, questa ricerca di me stesso, una volta di più, devo dire, in questi soggetti, anche perché io non è che sia un esempio magnifico di religiosità. Sono un uomo pieno di dubbi, pieno di ansie però anche, e con un desiderio di ritrovare forse un volto da dare a certi aspetti miei intimi che sia un po' più nobile e che ritrovo più facilmente nella ricerca di questi temi religiosi. Ecco, quindi a fianco ai santi la figura di Cristo. Ebbene, la figura di Cristo poi è talmente e sublimemente umana, oltre che divina, che non può non turbare, non può non attirare, non può, direi, anche non convincere. In che senso?
convincere perché tutto il suo dramma, tutto il suo sacrificio si perpetua, si può dire, esce oramai dalla sua storicità o dal suo tempo. È una cosa che tante migliaia di uomini anche, una via che hanno ripercorso, che in parte tocca ripercorrere a ognuno di noi, direi. Sicché dico, non so come si possa non riconoscerlo, non ricordarlo. Un uomo, infermo da 38 anni, era ai bordi della vasca presso la porta delle pecore in Gerusalemme. Attendeva il muoversi dell'acqua, pronto a tuffarsi per primo e meritare così la guarigione. Gesù lo vide e disse: «Vuoi essere guarito?» «Non ho nessuno che mi metta nella vasca», rispose l'infermo. «Appena l'acqua si muove e io mi avvicino, un altro discende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati e cammina». E all'istante l'uomo cominciò a camminare, guarito. Disse Gesù di fronte alla tomba di Lazzaro. E Maria, sorella del morto, esclamò: «Signore, già puzza, perché è di 4 giorni». E Gesù a lei: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» E a gran voce gridò: «Lazzaro, vieni fuori». E così fu. Che il maestro Annigoni sente salire dal suo profondo più intimo, trova una risposta. La si legge dai volti degli apostoli seduti al tavolo della cena. Quell'ultima cena che segna l'inizio di una nuova vita per l'umanità. L'incredulità, il disagio, la paura si fondono nell'attesa di un evento che nessuno dei presenti può valutare. Per compiersi, il Figlio di Dio si rivela in tutta la sua verità. È in atto una trasformazione radicale e gli apostoli sono investiti in pieno da questa folgorante rivelazione. I personaggi di Annigoni tradiscono un fremito. I loro gesti sono annunziatori di un intenso sentimento. Le passioni, in quest'ora, subiscono un contraccolpo. Nell'animo di ciascuno cresce una bufera. È la storia di ogni uomo, in cammino, oggi come allora, verso l'infinito. Recente è costituita dall'affresco della gloria di San Benedetto, realizzata in occasione del 15° centenario della nascita presso il monastero di Monte Cassino, su una superficie di oltre 35 metri quadrati. Attorniano la figura centrale di San Benedetto martiri e santi, dottori della Chiesa, vescovi, abati, apostoli e missionari. Infine alcuni papi, tutti coinvolti in qualche forma nel grande messaggio benedettino e raffigurati con tratti caratteristici. Giovanni Fallani scrive: «È una grande lezione efficace che guarda ai valori dello spirito, il nome dell'arte. Un libro aperto, sintesi di un'idea. Il popolo di Dio ha un testo in più da consultare nei momenti che avrà bisogno di rifugio e di conforto». Nelle sale della prestigiosa galleria romana La Gradiva
È lo stesso Annigoni a tracciare un itinerario tra i personaggi presenti nel suo lavoro con l'ausilio dei bozzetti definitivi.